Long time ago, in a galaxy far, far away. Well, not so far away. There were two friends. One day, they decided to play MMO. At the beginning, everything was fine. They tried a bunch of games. A huge number of games. But every time, there was something wrong. Nothing seemed to fit. But then, one day, they discovered YSTAR. And this is their story. Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morlu Total Gaming. Puntata un po' particolare quella di oggi perché parleremo di WildStar, Morpg sviluppato da un team formato da alcuni ex sviluppatori di World of Warcraft e prodotto da NCSoft, la casa produttrice di titoli come Guild Wars 1 e 2, Ion, Lineage 1 e 2, eccetera. Abbiamo l'occasione di provare il titolo in anteprima, in beta pubblica dei weekend, quindi il prodotto non è in release finale. Nella puntata di oggi cercheremo di farvi vedere due degli aspetti che più interessano i giocatori di Morpg, ossia il PvP e le missioni in cooperativa da più giocatori. Io ho già avuto modo di giocare qualche ora, giusto per andare un po' all'arrembaggio nelle varie zone di gioco, e sono arrivato in questa, che è la prima grande città, per l'appunto un accampamento militare con robot fighissimi come questo, che ricorda quello di Pacific Rim. Per quanto riguarda invece la parte iniziale del gioco, la creazione del personaggio, il tutorial, eccetera, lascio la parola a Todd, che vi farà vedere come gli è andata. Ciao ragazzi, ben ritrovati anche stavolta. Visto che al Morlu non frega mai un cazzo della creazione del personaggio, sarò io a farlo. Fazioni, Exile e Dominio. Exile, assolutamente. La grafica è ben curata, già mi piace. Le razze, vabbè, i soliti gattoni. Ah, poi c'è il solito energumeno, anche se è fighissimo. E il fioscuri, andiamo sull'umano. Classe, scelgo sempre il guerriero. Di origini, sono esploratore. Già mi piace. Vediamo un po' la faccia. Allora, vediamo tutte le caratteristiche. Ok, già mi sembra ben fatto. Li faccio sempre molto proporzionati, eh. Ok, abbiamo tantissime opzioni. Bello, olivastro mediterraneo. Barbone da Pericle. Mi piace. Molto sobrio. La corporatura. Io direi che ci siamo, eh. Guarda che figo. Creiamo il nome. Mr. Todd. Per essere un MMO c'è una grande mole poligonare, perfettamente contestualizzata con lo stile cartonesco. Dio mio, quante volte l'ho vista sta scena. Eccolo, il nostro eroe. Lo stai riparando o lo stai distruggendo? Ok, adesso devo raggiungere il Morlu. Non so dove cazzo sia. Vabbè, sia la solita storia con la resistenza, al dominio. Qualche malfunzionamento. C'è una flotta nemica. Sì, signore. Level up, grezzissimo. Molto action. Per certi versi simile a Guild Wars. Comunque il design è molto molto carino. Le carote. Salva le carote. Goldrake. Ricorda vagamente la musica del bard di Starcraft. Sto lupo è fighissimo. Dio, sto lupo sembra quello della spada nella roccia. Lasciamo questa bellissima astronave. Oh, eccoci qua sul pianeta ghiacciato di Hoth. Cosa è successo? Si è schiantata l'astronave. Oh, quindi siamo arrivati sul primo pianeta esplorabile. E questo? Lo posso attaccare? Un gattone! Amichevoli? Ok, da qualche parte qui c'è il Morlu. Ascolta una cosa, Todd, io non ti vedo. E io sto qui davanti all'astronave, proprio all'ingresso. Todd, scusa una cosa. Ma in che server stai? Il server? Eccoci qua nella Big City dopo aver perso ore per rifare il PG. Ok, il mio personaggio adesso sembra più Razregan. Io intanto mi faccio un giro per la Big City, che si chiama Taid. Sembra molto grande. Soffre un po' di stuttering, nelle città. Questa è una delle mount. Ho visto ci sono anche motociclette in giro. Come vedete è abbastanza intuitivo il sistema di sviluppo del personaggio. Ho visto molte aree molto diversificate, soprattutto in certe parti, chiaramente nelle zone più aperte, invece ho riscontrato un livello di dettaglio inferiore. Sai,
di vegetali giganti che gli piacciono tanto. Vabbè, insomma, lo stile è il classico: resistenza all'impero, il dominio, siamo i ribelli, bla bla bla, bellissimo. E ok, eccoci nel PvP. Come si chiama sta modalità, Morlu? Ma questo è tipo cattura la bandiera, solo che cattura la maschera voodoo. L'arena sembra piccolina. In pratica dovremo rubare la maschera Tiki avversaria, oppure rubare quelle che si spawneranno in giro per la mappa, e riuscire a riportarle al nostro spawning point. Il tutto farcito di caos all'ennesima potenza, non si capisce niente. Guardate che disastro. Incasinatissimo. Io sono un medico, non so fatto per combattere. Che cazzo. Datemela maschera. Sono morto. Continua così finché non otterrete 5 bandiere. Questo multiplayer somiglia estremamente a quello di Guild Wars 2. No, è quasi uguale. C'è quella cosa che a me personalmente non piace di Guild Wars. Quella tremenda sensazione di impotenza che hai quando sei dentro l'arena del PvP. Ripeto, poi magari siamo noi che non ci siamo abituati. Noi Todd siamo qui per fare informazione, mica per vincere. Giustamente. Parla per te, anzi. Eccoli ragazzi. Mi raccomando, stealth, strisciate piano piano che se no ve vedono. Raz. Oh. Che cos'è il mistero? Mistero è capire come funziona il PvP. Non si può correre quando si ha la maschera. No. Il disagio. Questa è colpa dei weekend di beta. Per tutti quanti come degli stronzi stiamo qua e chiaramente il server non ne fa più. Batman. Perché alla fine pagare 13 euro al mese non è funzionale per fare raid, per arrivare al massimo del livello, per diventare anche leader delle classifiche. Alla fine uno spende 13 euro al mese per fare questo, per saltare su un faretto cantando la canzone di Batman. Chissà quanto riusciranno a tirare avanti questo sistema dell'abbonamento mensile, eh? Secondo me non è più una formula vincente. World of Warcraft è un caso a parte. Che è? Bellissimo! Ma questo fa i palloncini? Ma questa è una danza per caricarci. Tipo gli All Blacks. E noi famo sta stronzata. Questo è tanto casino. Ciao, sono Morlu Total Gaming. E di casino me ne intendo. Quando non gioco ai videogiochi, faccio casino. Basta con ste lanterne cinesi, vaffanculo. Niente. Perso. Passiamo ad altro? Ma sì, proviamo distance, va, che forse ci dice meglio. Vediamo questo che è. Ah, dice che siamo troppo scarsi. Ci proviamo uguale? Dai, Olissia. Queste sono le geniali idee del Todd di andare in aree sconosciute, palesemente senza esperienza né equipaggiamento. Che flora rigogliosa. È gigantesca. Oh, Todd, guarda. I primi nemici, livello 35. Ok, sei pronto? Vai, affrontiamo l'Ocio di Final Fantasy. Sì, io sono morto. Dai, adesso penso io. Ok, quest'area non fa per noi. Todd, guarda la mappa. Dove siamo finiti? Oddio, quel mostro. Che idea di merda. Bloccati in un'area di livello troppo alto. Riusciranno i nostri due imbecilli a cavarsela? Una fauna avversa, un paradiso perduto e una gran rottura di cazzo. Ci abbiamo un unico modo per salvarci. No, fermo! Ascolta, dobbiamo scappare da sta zona. Occhio. Corri, no! Morto. Mi rimanda sempre laggiù. Io sono tornato in città. Mi ha riammazzato un'altra volta. Sì, ma io sono troppo lento. E questi, cioè, te colpiscono anche se sei fuori chilometri dalla OE. Ho beccato un'area vuota. C'è un'area dove non c'è sta proprio niente, proprio vuota. Perché è in beta. Salvi. Prendiamo un taxi e dirigiamoci alla missione di gruppo. Guardate quel robo laggiù quant'è bello. L'epicità. Sta mezza pagoda. La missione eroica si trova qui a 900 metri di distanza e richiede un gruppo da due o più persone. Oh, io c'ho una bombetta. Te c'hai un fantasma. Da ste parti dovrebbe esserci il boss. Tan 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 tan. No! No! Beccato l'ultimo. Io ti aspetto di qua intanto. Io chiaramente ho scelto come classe il medico. Il Todd è contento perché lui sta davanti e prende le botte e io lo curo. Avanzare di livello non è proprio così veloce. Le missioni danno sempre poca esperienza. Forse il modo migliore è il PvP, almeno per ora. Ok, eccoci, questa è la caverna dove si nasconde il mostro che dobbiamo uccidere in gruppo. Ah no, c'è un altro tizio che lo sta combattendo. Ok, no, sembra abbastanza semplice. Sembra semplice perché siamo un gruppo, Dai. Tutta sta strada per sta cosa. Very easy. No, guarda che te metto. Il fagiano.
Bene, siamo giunti in conclusione di puntata. Cosa dire di WildStar? Sicuramente un gioco che trae forse anche troppo da Guild Wars 2. A me piace per tutta la componente grafica, il design molto curato. È vero che nei Morpg giudicare un titolo dalla prima release è un po' frettoloso, soprattutto per quanto riguarda il PvP. Molto molto caotico, sembra un gioco enorme, per certi versi anche avvincente. Sono un po' perplesso per la formula dell'abbonamento. Sì, vedremo quanto durerà. Bene, ora chiudiamo davvero la puntata. Io vi saluto e vi ringrazio. Vi saluto anch'io. Ci vediamo al prossimo video e che dire. Ciao. Gattene.